Ciao e bentornati sul mio canale Camminare senza fretta. Sono Domenico, oggi mi trovo in località Fonte Crovella, nel comune di Scoppito, non lontano dall'Aquila. Vado alla scoperta di due rifugi che sono alle pendici del Monte Calvo. Il primo è proprio il rifugio dell'Acqua Crovella, che si dovrebbe intravedere qui alle mie spalle. E un altro sta qualche chilometro più su. Che si chiama Rifugio Monte Calvo Macchia Lunga. Mi stanno già aspettando gli amici dell'Associazione Nazionale Alpini qui al rifugio Acqua Crovella, perciò vado. Sono al rifugio Acqua Crovella e sono insieme ai signori Mario e Ernesto dell'Associazione Nazionale Alpini della sezione di Scoppito. Hanno ristrutturato come associazione questo rifugio nel 2018 e oggi lo gestiscono come Associazione Nazionale Alpini, grazie ad una convenzione stipulata col comune di Scoppito che è proprietario dello stabile. Di chi frequenta il rifugio è di rispettarlo. Perché è un diritto trovarlo pulito, però è un dovere lasciarlo altrettanto pulito. Magari con delle migliorie, se possibile, perché no? Così, in questa maniera, possiamo godere tutti del bello che c'è, del bello che è stato realizzato, ed è un segno di civiltà, soprattutto per rispetto anche per la natura, oltre che per chi ha lavorato. Questa è una raccomandazione da far passare ai giovani, ai meno giovani, a chiunque frequenta la montagna. Dopo aver visitato il rifugio Acqua Crovella, gestito dall'Associazione Nazionale Alpini, mi incammino verso l'altro rifugio, il rifugio Monte Calvo Macchia Lunga, dove conto di arrivare entro un'oretta. Arrivato al rifugio Monte Calvo Macchia Lunga, lo vedete qui dietro di me. Adesso un po' di relax, dovrebbe arrivare a trovarmi uno dei gestori. Al rifugio Monte Calvo Macchia Lunga insieme ai gestori Massimo Salve, e buongiorno. Alessandro che Ciao. lo gestiscono per conto della società Del Scoppito comune. Servizi che fa capo al comune di Scoppito che è anche proprietaria dello stabile. Per poter prenotare vi lascio i numeri di Massimo e Alessandro giù nella descrizione del video. C'è da pagare una piccola somma, ma decisamente ne vale la pena. Precisiamo una cosa, è possibile usufruire del rifugio anche in maniera gratuita, sia per situazioni di emergenza che diciamo per soste brevi, chiamiamo come ristoro, perché se uno sta camminando nei dintorni e si vuole fermare, assolutamente è a disposizione una chiave che si chiede con che si prende con un codice che noi daremo a chi vuole, appunto, e può entrare e può sostare tranquillamente anche in forma gratuita, come appunto
la definizione di rifugio vuole. E venite in questo rifugio perché avete potuto vedere con i vostri occhi quanto sia organizzato bene.